Plus News Treviso, ben ritrovati. La giunta comunale ha approvato l'istituzione di una nuova ZTL in via Roggia e nelle vie adiacenti. La zona a traffico limitato sarà attiva ogni notte dalle 22 alle 6 del mattino e includerà diverse strade del centro storico. Nelle prossime settimane, prima dell'attivazione dei varchi, residenti e lavoratori potranno richiedere i permessi necessari per circolare nell'area. Per maggiori informazioni e anche una mappa precisa della nuova ZTL, io vi invito ad andare a leggere il nostro articolo dedicato su notiziaplus.it nell'apposita sezione articoli della app gratuita TG Plus. Andiamo alla politica. Dal 3 all'8 settembre, Prato della Fiera Treviso ospiterà la festa democratica organizzata dal PD locale. L'evento vedrà la partecipazione di ospiti illustri come Elly Schlein, Vincenzo De Luca, Stefano Bonaccini e Marco da Milano. Il programma include naturalmente dibattiti politici, proiezioni cinematografiche e concerti serali. Gli organizzatori mirano a rafforzare la presenza del partito in città e a coinvolgere i cittadini nel dibattito politico, offrendo anche momenti di intrattenimento e socialità, anche qui il nostro approfondimento su notizie politiche. A Castelfranco Veneto, Valli Carraro, 82 anni, è deceduta ieri in seguito a un brutale incidente domestico. Dopo aver infatti dimenticato le chiavi in casa, l'anziana ha tentato di entrare da una finestra sull'uretro, cadendo però e subendo un trauma fatale. I soccorsi allertati dai vicini non hanno infatti potuto. L'episodio ovviamente si sottolinea ancora una volta l'importanza della sicurezza domestica, soprattutto per gli anziani che vivono soli. Il nostro racconto esaustivo di cronaca ovviamente su notizie. Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ha autorizzato la cattura della lupa di circa un anno e mezzo che si aggira lungo il fiume Piave, in provincia di Treviso. La decisione è stata presa dopo oltre 100 segnalazioni da parte dei residenti negli ultimi 3 mesi. Le autorità assicurano che la cattura avverrà senza danneggiare l'animale, che è una specie protetta, lo ricordiamo. Un vademecum sui comportamenti da adottare in caso di incontro con i lupi verrà presto distribuito alla popolazione. Su notiziaplus.it il nostro articolo dedicato con le dichiarazioni del sindaco di Treviano, comune maggiormente preso in causa da questa vicenda. Lo trovate ovviamente su notiziaplus.it. Il sindaco di Treviano Marco Della Pietra ha rilasciato le sue dichiarazioni. Con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano e vi ricordo come sempre che per tutti i contenuti, specialmente quelli che preferite voi,